è un agente di giocatori importante, la lista non li leggo perché ce n'è solo una montagna. E lui è Andrea D'Amico, che lo saluto e lo ringrazio della sua disponibilità. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti voi, ciao ciao ciao. Grazie, grazie della tua disponibilità. Stavo leggendo così un foglio che mi ha appena passato l'Elisabetta, dei giocatori che hai, diciamo che sei l'agente. Ricordo Giovinco della Juventus, Criscito del Zenit Pietroburgo, Abate del Milan, Consigli dell'Atalanta, Lopes del Catania, Terranova del Sassuolo, Antonini del Milan, Meggiorini del Torino, Bolzoni, Lucci, Donati, è una caterva, è inutile che li menzioni tutti. Cioè tutti giocatori di grande livello, Andrea, complimenti. Grazie Giorgio, sono tanti anni, quindi Eh beh, sì, vabbè, però. ogni Vedo anche, tanto. ecco, vedo anche Vincenzo Iaquinta. Cosa sta facendo Iaquinta, visto che è sotto contratto della Juve, non lo so, lo è ancora? Vincenzo finisce il contratto con la Juve il 30 giugno del 2013 e adesso vediamo. Ci Lo sono trovo possibilità una che trovi cosa interessante. squadre e. Ma dipende dal programma che lui intende fare in base alle offerte che avrà. Vediamo. Ecco Andrea, e poi un tuo giocatore che hai avuto, non so, devi raccontarmi un po' la storia perché è curiosa. Quell'allenatore del Palermo, che è un giocatore che hai avuto, che sei stato agente, lo sei tuttora da una vita, sei riuscito a metterlo allenatore, sei riuscito tu a portarlo a Palermo, è stata una richiesta di Zamparini, raccontaci qualche segreto di questa operazione che nessuno se l'aspettava. Ma molto semplice, come ha detto anche il press in conferenza, quando io ho visto che Sannino aveva la possibilità di non proseguire il rapporto, ho chiamato Zamparini e ho detto, ma Maurizio, perché non pensi a Gattuso? E lui ha preso il volo il consiglio, ci siamo incontrati e dopodiché Marino gli è piaciuto subito, si è trovato in sintonia subito con lui. Ecco Andrea, nell'aver consigliato un presidente come Zamparini, un tuo assistito, non è che corre il rischio davvero che venga, tra virgolette, non bruciato, però sai, con Zamparini è un po' lunatico, se vanno bene le cose va tutto bene, però se va male dopo 2 o 3 giornate ti caccia anche via. Ma guarda, comunque è un passo molto importante per Rino, ha vissuto questa esperienza al Sion dove ha giocato, fatto l'allenatore, cominciare a Palermo è sicuramente una cosa molto importante. Ecco, tu, E io scusami. sono sicuro che Rino possa fare bene, poi dipendono sempre dai risultati. Ti chiedo un voto, Milan, Inter, Juve, Fiorentina, Napoli, il voto da addetto ai lavori. Chi ha lavorato meglio in questo mercato estivo o che sta lavorando meglio? Ma insomma, la Juventus secondo me è ancora avanti a tutti. La Fiorentina ha cominciato un progetto importante, è chiaro che sono a livello di giocatori importanti, sono partiti altri come Jovetic, però insomma questo fa parte così, dei mercati che vengono fatti in vista anche di bilancio, situazioni tecniche, un po' di tutto. Sono curioso di vedere Napoli senza Cavani. Ecco, ma prenderai Higuaín secondo te in Napoli, Andrea D'Amico? Si parlava proprio oggi che la trattativa con Real Madrid è a un buon punto, basta che il giocatore dica sì, però il giocatore sembra sia richiesto anche da Mourinho. Dirà di sì a Napoli secondo te? Ma comunque Napoli è sempre una piazza importante. Benitez sta cercando di metterci la sua firma perché anche come dimostra le scelte sul portiere, insomma, sta facendo l'allenatore manager come di solito si fa in Inghilterra e Higuaín potrebbe essere la scelta giusta. È chiaro che tutti aspettano al varco il Napoli che ha incassato questi soldi molto importanti per Cavani e magari i giorni giusti per questa che si fa sono gli ultimi giorni del mercato. Ecco, Quindi,
Il presidente Andrea D'Amico del Napoli, che ha lavorato e che sta lavorando, credo in maniera intelligente, cioè oltre ad aver costruito una squadra molto competitiva, riesce anche a fare cassa, cioè mettere in banca del Napoli 120 milioni di euro, insomma è una bella cifretta, insomma, dunque sta cambiando qualcosa a livello di dirigenza. Vedi i Dalla Valle che vendono Jovetic, insomma qualcosina cominciano a ragionare meglio i presidenti, secondo te? Sono stati molto bravi sulla valle che De Laurentiis. Sono sicuro che il vantaggio importante di una società è quello di gestire il parco giocatori in maniera intelligente, prendere a poco, vendere a molto e cercare di tenere il livello sportivo sempre alto. Quindi a quella cifra lì era impossibile non vendere i giocatori. Vabbè, certo, do delle notizie che mi arrivano ora dalla redazione. Il Verona ha praticamente chiuso per l'acquisto dell'attaccante Samuele Longo dall'Inter, mentre Emiliano Viviano resta il portiere del Palermo anche in Serie B. Di conseguenza Stefano Sorrentino potrebbe accadersi o alla Fiorentina o anche in presto così, credo, ma scritto al Verona, presterà così, ah no, alla Fiorentina, che così presterà netto al Verona. Queste sono notizie ovviamente di mercato. E poi vi ricordo che il Padova e Siena si contendono l'attaccante romano Martinetti, classe 81, non più sotto contratto con il Varese, mentre Chievo e Regina hanno trovato l'accordo per il centrocampista Alessandro Sbaffo, che passerà in prestito alla squadra calabra. E volevo chiederti, Andrea, tu sei procuratore anche di Bonazzoli, Bonazzoli che è stato al Padova l'ultimo anno, che se rimaneva a Cestaro molto probabilmente aveva anche la possibilità di rimanere anche lui, invece la nuova proprietà ha preso tempo e non vuole per il momento chiudere un contratto con Bonazzoli. Come vedi questa situazione? Secondo me Emiliano è un giocatore molto importante. Quando è venuto a Padova avevamo fatto un progetto su un anno e mezzo, perché comunque derivava da tanti mesi in cui non veniva fatto allenare con la Regina. È chiaro che ha fatto vedere qual è il suo valore, un ragazzo eccezionale, secondo me avrebbe la pena di essere tenuto, perché comunque non si trova sul mercato a costo zero un rapporto qualità prezzo come quello di Emiliano. Quindi secondo me il Padova dovrebbe ripartire con un nuovo corso proprio da di Bonazzoli e perché no da Italiano, che adesso ha scontato la squalifica E e potrebbe come tornare, ma però ricordiamo tutti è un fare importante. c'è già Iori nel suo ruolo a Padova, Andrea. Sì, va bene, però Vincenzo è uno di quei giocatori che per ruolo, per qualità non hanno tempo e si potrebbero accontentare di un contratto equo e quindi nel corso di un campionato c'è posto per tutti. Ecco, l'ultima domanda, Andrea, e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità. Hai qualche novità di mercato che me la puoi dire? Ci sarà qualche, uso un termine che usano tutti, bomba delle ultime giornate di mercato? Oppure quest'anno ci sono pochi soldi e non ci saranno grandi novità, grosse novità da qui in avanti? No, le novità ci saranno proprio perché ci sono pochi soldi e quindi secondo me quest'anno il mercato importante sarà anche della Turchia, perché ci sono gli arabi che stanno comprando le squadre turche, quindi sarà uno sbocco importante quello di Istanbul, soprattutto Gli arabi che sul vogliono fronte portare i del soldi in Europa. Beşiktaş e del Galatasaray. Certo, e Mezzorini rimarrà a Torino? Sì, per ora sì. Grazie Andrea D'Amico. Un abbraccio Giorgio, ciao. Grazie come sempre, molto gentile Andrea per la sua Ciao, disponibilità. grazie a voi. Vi ricordo sempre che siamo Ciao. rigorosamente in diretta su Triveneta 049 825 7159, oppure cliccate www.gruppotv7.com, oppure andate su Facebook, la nostra pagina, e cliccate mi piace, mi raccomando, così se voi ci date la forza per continuare, noi cercheremo di migliorare anche questa trasmissione e di crearne delle altre nuove originali, sia a livello di web sia a livello di...